Atti degli Apostoli. Io sono un giudeo, nato a Tarso, in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stavano là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, o Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Signore?» E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante io vidi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci possiamo accomodare? Innanzitutto benvenuti a tutti. Questa serata sapete che ci troviamo in questo anno di preparazione al grande giubileo che sarà il prossimo anno, e come sempre ogni giubileo è un tempo di grazia per tutti noi, un tempo per ritornare al Signore. La conversione non è soltanto dell'uomo verso Dio, ma come dicono gli ebrei, è del ritorno di Dio verso l'uomo. Allora questa sera abbiamo pensato di invitare Claudia Coll per sentire una testimonianza. La fede, dice San Paolo, viene dall'ascolto, anzi dalla stoltezza della predicazione, da una predicazione stolta, povera. Paolo dirà: noi portiamo questo tesoro, che è l'amore di Dio, in vasi di creta, e siamo noi, tutti poveracci. Siamo dei vasi di creta, ma portiamo dentro una perla preziosa. Allora abbiamo pensato a questo testo di San Paolo, che è la storia del suo incontro con Cristo. Vedete che Paolo non parte da un teorema filosofico, anche se poteva, grazie ai suoi studi non platonici. Paolo parte da un'esperienza. Stavo andando a Gerusalemme e una luce lungo il cammino mi ha fatto cadere. Sapete che Paolo non dice la parola che cade da cavallo, quella fu un'aggiunta caravaggesca. La parola dice solo che cadde, che una luce lo fece cadere, la luce di Cristo. E lì perde la vista e ha bisogno di qualcuno che lo porta a vedere. E questo qualcuno il Signore aveva scelto con Anania, uomo di Dio,
Dico questo perché sempre legato alla vita di ognuno di noi c'è sempre qualcuno. Mi ha colpito leggendo un opuscolo che ha preparato il Cardinale Comastri, dove racconta la storia di un grande poeta del Novecento, Domenico Giuliotti. Domenico Giuliotti nasce vicino Firenze, alla fine dell'Ottocento, e scriverà delle poesie molto belle. E questo uomo, anche se cresciuto in una famiglia cristiana, lui dice pregavano il rosario attorno al focolare, a un certo punto della sua vita, questo sono contento che ci sono anche i giovani, nell'adolescenza inizia a voltare e diventerà un nemico della Chiesa, anticlericale, anzi si definirà discepolo dell'anticristo e combatterà la Chiesa con tutte le sue forze. Ma un giorno si arrende, dirà Sant'Agostino nelle Confessioni: ho capito perché non ti vedevo, perché ti cercavo senza umiltà. E Domenico Giuliotti ha nella sua vita questo cambio, si converte e scriverà poi delle pagine bellissime. Vi voglio leggere soltanto alcune cose che dice: da combattere la Chiesa a diventare difensore della Chiesa. Parlando dei sacerdoti dice così: i sacerdoti, i presbiteri, anche se indegni, sostengono, sostenuti da Cristo, le mura vacillanti della Chiesa. Se li pensiamo scomparsi, non c'è più la Chiesa, ma se non c'è più la Chiesa, non c'è più liturgia, e se non c'è liturgia, non ci sono i sacramenti, e se non ci sono i sacramenti, non c'è più la grazia, l'irrigazione della grazia, e dalla mancanza di grazia la sterilità e la morte dell'anima. Dice: il presbitero è un uomo, ma è più degli angeli, è un peccatore, ma rimette i peccati, è un servo, ma Dio gli obbedisce. Gli angeli, e persino la regina degli angeli, non hanno il potere di assolvere, né quello di costringere Cristo ogni giorno a rinnovare sotto le sante specie il pane e il vino, l'offerta riparatrice di Dio a Dio. E poi dirà alla fine della sua vita: ma come è avvenuto il miracolo del ritorno alla fede? E lui dirà: tutto è avvenuto per le preghiere insistenti e accorate della mia mamma. Dietro la storia di ogni conversione c'è sempre la preghiera di qualcuno, in questo caso della sua mamma, ma pensiamo anche ai tanti monasteri di clausura, a tanti uomini che offrono attraverso le proprie sofferenze perché qualcuno si possa incontrare con Cristo. E Madre Teresa di Calcutta, un giorno incontrando il giovane sacerdote Don Angelo Comastri, nel 68, era un tempo di grande rivoluzione nella Chiesa, di prove, Paolo VI soffriva tantissimo, e guardandolo negli occhi gli dice: Don Angelo, quanto preghi tu? Rimane esterrefatto. Madre, io pensavo che lei mi chiedesse quanta carità faccio da una come lei. E Madre Teresa lo guarda con quegli occhi profondi e gli dice: caro Don Angelo, ma tu pensi che se non ho io l'amore di Cristo posso andare dai poveri? Senza Cristo sarei troppo povera per andare dai poveri. E ricordati che il rapporto con Cristo è un rapporto di amore, e nel rapporto di amore non ci si può fermare al dovere. Non basta che preghi rosario,
le lodi, i vesti, celebri la Santa Messa. Nel rapporto di amore non ci si ferma mai al dovere. Ricordati che io senza Cristo sono un nulla, anzi una matita nelle sue mani. Allora vorrei dare la parola a Claudia Coll che racconti un pochettino questo incontro che ha avuto di Cristo. Abbiamo bisogno di risvegliare la fede nella nostra terra. I tanti giovani, tante famiglie stanno andando alla distruzione. Il demonio sta cercando di spaventarci, ma Cristo è più forte. Diceva San Giovanni Paolo II, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Io spero che questo tempo di preparazione al Giubileo del prossimo anno possa prepararci a spalancare le porte del cuore a Cristo. E diceva ancora ai giovani a Tor Vergata, io ero uno di loro, prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, perché il Signore con la vita di ognuno di noi vuole fare un capolavoro, come l'ha fatto con Claudia, che adesso ascolteremo, lo vuol fare con ognuno di noi. Però vi invito ad ascoltare, poi al termine concluderemo con un canto, ha colpito moltissimo il canto iniziale. Tu sei prezioso ai miei occhi, io ti ho amato da sempre Cristo ci ha amati. Allora abbiamo il cuore veramente, perché quello che dico io non è importante, e se mi permetto anche quello che dirà Claudia sarà più importante di me, ma non è molto importante. Quello che sarà importante è quello che lo Spirito Santo sottolineerà nel cuore di ciascuno di noi. Forse una parola, forse una frase, forse un volto, uno sguardo, la parola del canto, quello che lo Spirito Santo veramente sottolinea nel cuore di ognuno di noi, perché possiamo tornare a casa rinnovati, con uno spirito rinnovato. Cogliamo la parola. Buonasera. Io non posso che non cantare la gloria di Dio, perché Dio è grande in amore, in misericordia, è sorprendente e trasforma la vita di una persona all'ennesima potenza. Veramente, quando lui dice che dà il centuplo in questa vita. Ecco, io da quando ho incontrato il Signore ho una vita illuminata dalla bellezza di Dio. Pur con le mie fatiche, le mie fragilità, non ho, diciamo, come giustamente diceva il sacerdote prima, no? Noi siamo vasi di creta. Quindi facciamo esperienza della nostra fragilità, però dentro questa fragilità c'è un segreto di luce, siamo figli di Dio, c'è l'impronta di Dio dentro di noi e quindi c'è una meta, come diceva nell'omelia il padre, c'è qualcuno che ci sta aspettando. E quindi la nostra vita ha un senso e per ognuno di noi Dio ha sognato qualcosa di bello. E perché la nostra storia è una storia unica, irripetibile, e Dio della nostra storia unica e irripetibile vuole fare, come diceva prima il sacerdote, un capolavoro. Un'opera d'arte. Faccio alcuni accenni per farvi capire come Dio l'ha illuminata la mia vita. E chi è il mio Anania anche? Vengo da una famiglia cristiana, cattolica, praticante. Quando infatti ho cominciato
in adolescenza essere inquieta e poi sono andata via di casa presto perché volevo fare l'attrice, i miei genitori non hanno mai smesso di pregare per me. Quindi posso dirvi più di 20 anni, perché io quando sono tornata a Dio ero nel mezzo del cammino di nostra vita, come dice Dante. Quindi ne sono passati di anni, però mamma diceva sempre che io sarei tornata. Aveva questa sicurezza. Quindi la sua preghiera era una preghiera fondata sulla sicurezza che Dio l'avrebbe esaudita. E tutte le sere i miei genitori, da quando ero andata via di casa, pregavano, piangevano, con preghiere semplici, non facevano preghiere lunghe, ma tutte le sere mi ricordavano al Signore. Allora, primo punto, vengo da una famiglia cristiana, praticante, bella, forte nella fede. Ho una, diciamo, un'infanzia, una nascita, partiamo dalla nascita, difficile, perché mia mamma ha avuto un parto complicato, stava male durante il parto, le fanno una trasfusione di sangue, il sangue era infetto, c'era un virus nel sangue che mina tutte le valvole del corpo, in particolare 3 su 4 del cuore, e mamma rischia di morire. È fra la vita e la morte per 6 mesi dopo la mia nascita. Quindi cosa fa mamma, che era una donna di fede? Prega la Vergine Maria e le dice: se io non posso crescere questa bambina, se non le posso fare da madre, pensaci tu. Ecco, Maria è il mio Anania, è la Vergine Maria. Perché vi dico questo? Perché mamma mi affidò alla Vergine Maria appena nata, ma mamma non morì. Si alzò dal letto, che aveva anche tutti i capelli bianchi, pur essendo giovane, per quanto aveva sofferto, rimase compromessa nel corpo, ma si alzò da quel letto e non morì. E allora, appena poté, mi portò al santuario di Pompei, perché mi aveva affidato alla Vergine del Rosario. Quindi mi portò a Pompei per riconsegnarmi alla Vergine Maria. Quindi questo fu un atto di fede grandissimo, che ha avuto un senso nella mia esistenza, un grande senso, perché io penso che non abbia pregato solo per me mia mamma, mio papà, mia nonna, tante persone di buona volontà che pregano per la conversione dei peccatori. Io credo che ci sia stata anche la preghiera della Vergine Maria. Cosa accade? Va bene, in questa infanzia mia mamma è rimasta compromessa nella salute, veniva spesso ricoverata in ospedale, quindi io spesso affidata, in particolare alla nonna materna che non vedeva. Nonna Maria non vedeva, quindi faceva tutto dicendo: Signore, come faccio? Signore, aiutami. Signore, ti ringrazio. E con nonna vedevamo, lei mi lavava, mi cucinava. Quando ho cominciato un po' a crescere, essere un pochino più grandina, la prendevo per mano e le dicevo: nonna, aspetta, apro la porta, c'è il gradino. Andavamo a fare la spesa insieme, ho imparato a contare i soldi, ad aiutarla con i soldi, e nonna mi insegnava a vivere, mi spiegava il senso delle parole. Per esempio, quando guardavamo la TV la sera, lei sentiva le voci, non vedeva, allora io le spiegavo cosa vedevo, cosa succedeva, perché il film è un racconto per immagini, non è teatro. Per immagini.
quindi tante cose si devono vedere, non si possono capire solo ascoltando. E allora dicevo, nonna adesso sta accendendo la macchina, sta partendo, sta facendo questo, sta... ma nonna, ma perché piange? Allora nonna mi spiegava la vita, e dentro questa vita c'era l'umanità, e io mi sono innamorata dell'umanità. Quindi quando piccolina mi chiedevano che vuoi fare da grande, io rispondevo l'attrice. Cos'era per me l'attrice? Era la possibilità di sperimentare la vita attraverso tante storie, conoscere l'umano. Vi faccio un esempio per chi è più grande. Vedevo il film Anonimo Veneziano, è un film forte, parlava di una malattia importante, del tumore, parlava della possibilità di morire, della morte. Nonna, cos'è la morte? Capite? Quindi diventava un modo per me per crescere. Quando adolescente si trattava di capire che cosa avrei voluto fare da grande, e ne parlavo con i miei genitori, entrambi medici, per loro era scontato che io facessi la loro professione. C'era uno studio avviato, ma io invece dissi ai miei genitori che io volevo fare l'attrice. E questo fu una cosa non capita, e mi dissero che non era possibile, che sarebbe stata una vita povera, sfortunata, chissà se riuscivo nella vita. Quindi cercavano in tutti i modi di dissuadermi, e più facevano così, più io volevo fare l'attrice. Mi iscrissi però a medicina e feci i primi esami a medicina, avevo anche avuti altri, ma in realtà veramente mi sentivo chiamata ad altro. Quando all'università facevo le domande, il professore mi diceva, per esempio, una volta mi disse: questo non è di pertinenza della medicina, queste domande, perché a me interessava l'essere umano, l'uomo. E come molti ragazzi, dopo la cresima io non frequentavo più la chiesa, quindi è stato normale che mi sono staccata prima dalla chiesa. Non ho più frequentato la Santa Messa, non ho più ascoltato la parola di Dio che forma la persona, la forma su una roccia, la costruisce, solida. E invece ho cominciato a innamorarmi della filosofia. Avevo 9 in filosofia al liceo, e quindi andavo dietro a non la sapienza di Dio, ma alla sapienza degli uomini, che non possono assolutamente capire fino in fondo ogni cosa. Cioè, è solo Dio che ci può spiegare non solo il senso dell'esistenza, ma anche ci può spiegare chi siamo. Perché Lui che ci insegna chi siamo, ce lo mostra anche durante la preghiera e ci indica la strada per realizzarci al meglio. Allora, cosa accade? Che quindi con questi miei studi, con questo amore per la musica, per l'arte, per la filosofia, appena posso scappo di casa, nonostante stessi frequentando l'università. E perché? Perché partecipo a un laboratorio di teatro, un laboratorio sul metodo di Stanislavski, un regista russo, che aveva capito una cosa geniale, cioè che il pubblico è più attento se l'attore è vero in scena, cioè è attratto lo spettatore dalla verità. Perché sapete una cosa che poi ho studiato, perché poi ho studiato all'università delle neuroscienze. Questo è tutto dopo Cristo, dopo il ritorno al Signore. Esistono nella zona frontale i neuroni specchio. E cosa sono questi neuroni specchio? Noi impariamo per imitazione.
Il bambino impara dalla mamma vedendo quello che fa la mamma. E quindi questi neuroni specchio si attivano anche quando noi guardiamo un film, guardiamo uno spettacolo teatrale o ascoltiamo anche una testimonianza e ci immedesimiamo. Questi neuroni specchio ci permettono di provare gli stessi sentimenti, che poi sono anche importanti, perché nel Vangelo ci viene detto proprio, no, di amare l'altro, di provare gli stessi sentimenti, se piange, piangere con lui, se ride, ridere con lui, no? Qui si attivano i neuroni specchio. Allora, partecipando a questo laboratorio in cui si insegnava a vivere l'emozione in maniera autentica, wow, mi innamorai di questa tecnica di recitazione perché mi sentivo viva, piena di emozioni, emozioni che sperimentavo interpretando un personaggio. Ed erano emozioni, a volte sono quelle emozioni che uno non attiva, quei colori che non attiva se non fa l'esperienza, e il personaggio mi permetteva di fare altre esperienze. È molto interessante questo, perché oggi io utilizzo queste cose per curare invece le ferite del cuore delle persone attraverso l'arte. Perché? Perché così vi faccio capire, raccontandovi come Dio ha dato un senso a tutti questi desideri che portavo nel cuore. Perché? Perché ho studiato 5 anni al Sacro Cuore all'Università di Roma per diventare counselor professionista. E, però un counselor particolare, il counselor che utilizza la parola di Dio, quindi un pastoral counseling, si chiama così. E durante la tesi, mentre preparavo la tesi, mi si è aperto l'orizzonte, perché ho messo insieme ciò che io avevo studiato nell'arte della recitazione, perché andando avanti, quando ho cominciato ad avere successo, io ho continuato a studiare perché volevo approfondire il mestiere. E quando insegno ai giovani recitazione, io gli dico sempre: dovete essere bravi, l'artista studia tutta la vita, perché si mette in gioco tutta la vita. E allora avevo studiato con Susan Strasberg, la figlia di Lee Strasberg, che ha fondato l'Acto Studio a New York. Che cos'è questo Acto Studio? Che cos'è questo metodo? Il metodo dell'Acto Studio fonda tutto su quello che aveva intuito Stanislavski, sulla verità. Cioè l'attore deve provare emozioni autentiche. Se noi vediamo un film in lingua originale americano, sentiamo che gli attori sbiascicano, parlano non come parliamo noi in maniera articolata, precisa, perché utilizzano il cuore, lavorano sul cuore e utilizzano la memoria. Cioè, per poter provare un'emozione autentica, Strasberg ha fondato questa tecnica della memoria, cioè io utilizzo un vissuto mio del passato, lo appoggio sulla scena che devo interpretare, il pubblico vede piangere il personaggio, piange l'attore, perché si ricorda, con una tecnica precisa. Ora, questa tecnica è una tecnica, tra virgolette, che può fare anche tanto male. Perché? Perché se io vado sempre ad aprire quella ferita che mi provoca dolore, magari provocata da una cosa dell'infanzia, perché ci insegnano anche che all'Acto Studio insegnano anche che le ferite, quelle più antiche, sono quelle che se si aprono e stagnano sono anche quelle più efficaci. Allora, però così non si guarisce mai.
e la persona non è liberata dalla sua storia. Perché la redenzione è questo, la redenzione è arrivare al cospetto di Dio, santi e immacolati, cioè santificati dalla grazia di Dio, ma immacolati anche da tutte quelle che sono le nostre ferite, tutte quelle che sono le nostre, come le possiamo chiamare? Quei gomitoli che si sono creati dentro di noi, che ci impediscono di vivere la vita in pienezza. Allora, nel counseling si fa questo, si lavora per liberare la persona da quelle che sono chiamate le interruzioni di contatto. Dov'è che ho perso io il contatto con me stesso e non ho più portato avanti, non ho più realizzato ciò che desideravo. Questa tecnica è nata nel mondo protestante, è per questo che è fondata sulla parola di Dio, per aiutare i giovani a fare discernimento su cosa fare da grandi. Allora, che cosa ho intuito poi andando avanti? Che se ci sono delle situazioni che sono rimaste bloccate dentro di noi a causa di ferite provocate dal nostro vissuto o da infette da altri, no? Non necessariamente dalle nostre scelte. Ecco, io posso trovare un personaggio che facendolo interpretare in maniera autentica, non per finta, quindi con un modo di lavorare libero, autentico, la persona può ritrovare qualcosa che ha seppellito, che ha, si dice, dissociato, messo da parte, perché è troppo doloroso. Faccio un esempio, io seguo una ragazza che non esce quasi di casa. Aveva questo desiderio quando era, adesso batte i 30, quando era giovanissima aveva il desiderio di diventare attrice, aveva fatto anche qualche cosa ma si è fermata. E questo ha poi iniziato l'università e si è fermata, ha iniziato un'altra cosa all'università e si è fermata di nuovo. Allora ha cominciato a farsi delle domande, è andata dallo psicologo, ha cominciato un percorso, ma a un certo punto ha deciso di venire da me per studiare recitazione. Lei non sapeva, diciamo, di tutta la mia formazione, perché io faccio anche i corsi per insegnare recitazione. Quando ho capito la sua storia, ho cominciato a pregare, perché la preghiera è la maniera migliore per aiutare le persone. Quindi ho chiesto a Dio di aiutarmi a capire qual era la strada da intraprendere con lei. E un giorno gli presento un personaggio di De Filippo, quindi io non utilizzo la vita dei santi, ma personaggi del nostro repertorio normale, artistico. E questo diciamo, personaggio è una ragazza giovane, ha 18 anni, che vuole diventare presentatrice televisiva. De Filippo, quando ha scritto quest'opera, che si chiama Sabato, Domenica e Lunedì, era l'epoca in cui la televisione cominciava ad avere, no? La sua, così, la sua importanza nella vita delle persone. E questa ragazza vuole fare, quindi fa un provino, e il provino non è capita in questo suo desiderio di emanciparsi, perché lei vuole uscire dalla storia familiare in cui c'è un unico pensiero, no? Vuole intraprendere un'altra strada che non è quella della sua famiglia, quindi aprire una nuova strada. Questo è un peso grandissimo da affrontare, perché è, diciamo, la cosa più difficile, perché non tutti sono capaci di comprendere il figlio o il fratello o la sorella che vuole fare qualcosa di diverso, completamente diverso da quello che normalmente si fa in famiglia.
questo tipo di persona è chiamata la pecora nera della famiglia. Allora, questa ragazza non ha l'autostima, perché la madre dice: sì, vabbè, ma che vuoi fare? Lo dice il napoletano, io lo dico in romano: ma che vuoi fare? Ma che ti pare? Non... Lei compra i colori perché vuole anche dipingere, dice: ma sono soldi buttati via, no? Ma che devi fare tu adesso con questi colori? E allora lei va a fare questo provino di nascosto, ma il fidanzato lo scopre e gli dice che lui non è d'accordo assolutamente, chiaramente da geloso, no? Ha paura di perdere la ragazza, e poi gli dice, con un certo anche sfottò, che non l'ha superato, e gli spiega perché: cattiva dizione, non fotogenica, non telegenica, insomma. E questa ragazza improvvisamente reagisce e dice a tutti quello che lei veramente sente nel cuore. Non lo dice insultando i genitori, quindi lo dice però centrata su se stessa, e dice anche al fidanzato che il provino tra di loro, perché si è fidanzati per fare un provino prima di sposarsi, beh, sai che ti dico, anche il nostro provino non ha funzionato, e quindi lo lascia. Poi si rimetteranno insieme perché in realtà lo ama, però ha il coraggio di dire ciò che sente, ciò che vuole fare, non si nasconde. E questa ragazza, dopo che faceva 2-3 volte, a un certo punto mi dice: ma sai che c'è? Che io potrei dire queste cose ai miei genitori? E scopre così una risorsa nuova dentro di sé. Ecco, questo per dirvi che Dio non toglie niente, perché oggi per me è una grande gioia poter aiutare le persone a stare meglio, perché il dono che io ho ricevuto da Dio, e quando ricevi un dono così grande che la tua vita prende una forza nuova, una luce, un senso profondo, nuovo, che è in Cristo, perché io lo dico sempre al Signore: se tu non ci sei più, per me il mondo si spegne. È sicuro questo, io perdo la gioia. Ma è come il mio modo di pregare. L'altro giorno ho fatto una canzoncina a Dio, mentre vestivo il mio bambino, e gli dicevo con una canzoncina da bambini: papà, papà, aiutami tu, papà, papà. Quel giorno è arrivata una grazia speciale. Allora, non è come posso spiegarvi la modalità con cui bisogna relazionarsi con Dio, è nella verità, con semplicità, con il cuore. Non è che bisogna fare chissà quali È vero che a volte il Signore dice ai santi, come per esempio a Santa Faustina, che era tanto cara a Giovanni Paolo II, ci sono persone che hanno bisogno più di una coroncina della Divina Misericordia, no? Quindi prega più coroncine per quella persona. Quindi è una insistenza nella preghiera, ma è l'intenzione della preghiera che è la chiave che arriva al cuore di Dio. È come noi ci rivolgiamo a Lui. E come ho incontrato il Signore, così vi spiego questo, e poi vi parlo del mio impegno oggi, per non essere troppo lunga. Ma spero di avervi fatto capire che la mia vita oggi è molto più bella. Per esempio, io non avevo voluto essere mamma, perché volevo vivere solo per il mio mestiere di attrice, quando avevo successo, per le mie cose. C'era un io molto forte, un egoismo. E invece il Signore mi ha insegnato ad amare prima i bambini,
che ho incontrato in Africa e poi bambini malati di leucemia dell'ospedale a Pavia. E mi sono avvicinata ai bambini che soffrivano, ai bambini poveri, e quindi mi si è mosso il cuore, no? Per aiutarli. E poi ho cominciato ad avere un amore particolare per Gesù Bambino. E sono arrivati due figli, uno quando aveva 16 anni dall'Africa, uno che aveva 16 anni che aveva bisogno di essere curato in Italia, e ugualmente il secondo. Quindi per dire che quando si realizza la vita in Dio, si realizza in pienezza. E quindi non è neanche vero che il Signore mi voleva in convento, suora, come ho dovuto combattere con i giornali. Quasi quasi mi convincevano. Erano così, così. Mentre mio padre spirituale mi diceva: Claudia, no, tu sei chiamata a testimoniare come laica, ai laici. I giornali insistevano che era una suora laica. Alla fine non ci capivo più niente. E invece no, il Signore mi vuole laica, e ho fondato un'associazione che si chiama Le Opere del Padre, è dedicata a Dio Padre, e si occupa di portare la misericordia di Dio agli altri. Quindi ci sono le opere in Africa, con i bambini, con le famiglie disagiate, con anche persone che hanno bisogno di essere curate. E per esempio in questo momento abbiamo una ragazza di 14 anni che rischiava la cecità, con il suo gruppo in Burundi ha pregato durante una donazione, ha pregato Gesù perché doveva essere operata. L'operazione non è andata bene in Burundi, ma Marissa ha continuato a credere in Gesù, ha continuato a pregare finché non è arrivata da noi in Italia. È stata operata al bambino Gesù, ha fatto il trapianto di cornea al primo occhio, già ha recuperato il 50% della vista, e mano a mano, no, andrà avanti. E in attesa poi il prossimo anno di operare anche il secondo occhio. Quindi queste sono le opere del Padre. Abbiamo anche un servizio con le persone che vivono in strada o famiglie molto molto disagiate a Roma. Questa opera si chiama Colomba Express, per lo Spirito Santo, per portare l'amore a chi ha perso la dignità, ha perso la speranza, perché chi vive in strada è proprio smarrito, è proprio sofferente. Prendo le lacrime anche di tante mamme che non ce la fanno a occuparsi di tutti i loro bambini. È una gioia per me poterli aiutare, e quindi quando mi chiedono cerco subito di rispondere alle loro esigenze. Anche la mamma di un compagnetto di mio figlio, quindi è insegnante a scuola, mi ha detto: è venuto un bambino a scuola con le ciabatte. Sì, perché ci sono anche queste cose a Roma, non sono qui, ma a Roma c'è una situazione molto tangibile dal punto di vista della povertà. Dice: non so se voi nel vostro magazzino avete un paio di scarpe. Allora avevo un paio di scarpe di un numero più grande, intanto gli ho dato quelle e poi gli ho portate altre. Quindi diciamo che la cosa bella è che si è creata una rete, capite? E quindi ci si aiuta a vicenda, si suggeriscono le cose. E questa è un'altra cosa bellissima che mi ha donato Dio, cioè una famiglia di Dio, dove nell'associazione ci sono tante persone di buona volontà e ognuno si industria per aiutare chi è più debole, chi è più fragile. E ci sono persone che mi vengono a trovare, mi portano i vestiti,
per anche le persone adulte, i bambini, c'è chi vi lascia l'offerta, c'è chi viene e porta qualcosa da mangiare, cioè c'è una solidarietà vera, viva. E questo è un altro dono che ha fatto il Signore, quindi io vivo più dimensioni. Faccio la mamma, insegno, quindi lavoro per mantenermi, ho un'opera con i poveri, e quindi potete immaginare che la vita è molto piena. È molto piena, però è viva. Come incontro il Signore in un periodo buio, a cavallo del 2000, l'anno del Giubileo, vivevo una situazione di grande disagio, di solitudine affettiva, non capivo il senso della mia vita, lavoravo molto, viaggiavo molto, compravo molte cose, ma questo non copriva, quindi la ricchezza non copriva il vuoto che avevo dentro. In fondo non ero felice e non mi bastava mai niente e c'era un'inquietudine. L'inquietudine, sapete, è anche un'attitudine buona se ti spinge oltre, ma quando diciamo vai nella direzione sbagliata, vai verso la foresta della Divina Commedia, nella selva oscura, vai e ti perdi sempre di più. E dovevo girare un film e siccome studiavo il metodo americano, viene dall'America una coach, Geraldine, si chiamava, adesso in cielo, e lei mi dice: vorrei andare a coachere, è un supervisore che ti accompagna nella preparazione del film, è presente sul set. E quindi mi chiede di essere accompagnata a San Pietro perché voleva vedere la Basilica. Non abbiamo parlato di Dio, non era una richiesta spirituale dichiarata, più da turista mi è sembrato. Però poi arriviamo a San Pietro, c'era una grande fila, ci mettiamo in fila con gli altri e passiamo la porta santa, l'anno del Giubileo. È un anno di grazia in cui le situazioni possono capovolgersi. È per questo che Papa Francesco nel 2016 fece il Giubileo straordinario, ve lo ricordate, della Divina Misericordia. E il prossimo anno sarà ancora Giubileo perché il Papa lo sa che è un tempo di grazia. Ora io entro in Basilica senza sapere, che cosa sarebbe accaduto. Certo, entro senza disprezzare il luogo, lo guardo e soprattutto mi accompagna la preghiera di chi era in fila e aspettando di passare pregava. Cosa accade? Che la sera, quando eravamo a cena con Geraldine, le dico, perché noi lavoravamo sulla memoria. Vi ho detto che il metodo dell'alto studio utilizza la memoria. Io le dico, ma sai, quindi glielo dico per questo, perché era la mia coach e lavoravamo, diciamo, lei sapeva su quale memoria io lavoravo quando giravo il film. E le dico, ma sai di che cosa mi sono ricordata? Di quando bambino ho visto un film a scuola, perché io andavo a scuola dalle suore, sulle apparizioni di Maria a Fatima. E nel film io avevo ricevuto la mia chiamata, perché quel film mi folgorò da ragazzina a tal punto che tornando a casa io feci in camera da letto dove oggi dormo, che allora era la camera da letto dei miei genitori, c'è una grande icona ortodossa, perché mia nonna era ortodossa, ma non posso aprire questo discorso. E dove c'è appunto Dio Padre, Gesù e la Vergine e lo Spirito Santo al centro e la Vergine Maria in basso al centro. E davanti a quell'icona io feci questa richiesta alla Vergine Maria: voglio stare con te, mi porti con te.
perché la mia vita non era facile. Passavo da mia nonna che non vedeva, passavo dalla zia quando nonna non stava bene perché era grande di età, passavo dall'altra zia, e quindi non era facile. E invece la Vergine Maria mi sembrava una donna in gamba, che dava una missione importante dei bambini, quindi li considerava speciali. Non un pacco da spostare, capite? Oggi mi tocca a me, questa settimana mi tocca a me, Claudia. Non era un pacco. Per la Vergine Maria questi tre bambini erano speciali. E allora le dissi, portami con te come hai fatto con Giacinta e Francesco. Cioè, mi stavo chiedendo di morire. Volevo stare con Giacinta e Francesco perché mi piacevano anche. Mi erano sembrati forti come ragazzini, determinati, che è un aspetto del mio carattere. No? Quando il Signore gli chiese di pregare, di fare sacrifici, comunque loro si impegnarono. Pur essendo Francesco, che gli piaceva tanto l'uva, smise di mangiare l'uva, per esempio, no? Per accontentare il Signore. Cioè, mi piacevano come bambini, non facevano i capricci. E allora, perché io sono cresciuta nel mondo degli adulti, no? Quindi il Signore non ascoltò quella preghiera, però quando ho passato la porta santa mi ha ricordato la mia chiamata. Per questo vi ho detto che Maria è il mio Anania, che mi ha tolto le scaglie dagli occhi e mi ha accompagnato in tutti questi anni, nei primi tempi, nei santuari mariani, in particolare uno che sta di fronte al luogo dove è stato martirizzato San Paolo. Alle tre fontane Maria è apparsa con la Bibbia in mano ad un protestante, Bruno Cornacchiova, chiedendogli di rientrare nel santuario e spiegandogli che lui doveva essere testimone della verità. Mi capite? San Paolo, la verità che io ho sempre rincorso nell'arte, e invece il Signore mi chiede di testimoniarla nella vita. Capite quante cose sono andate a posto e quante cose hanno preso un significato profondo. Il pastoral counseling è il primo santuario mariano, la Vergine Maria, la Vergine della Rivelazione che appare con la Bibbia in mano, perché la conversione è andata di pari passo con la parola di Dio. Cioè la parola mi ha istruito e continua a istruirmi ed è stata per me la lampada ai miei passi. Ora, sapete che noi abbiamo tante opere, le opere del Padre, e quindi se volete anche voi dare un piccolo contributo, ecco in fondo c'è il banchetto dove c'è Gianna, che è una collaboratrice importante a Roma. Abbiamo un servizio di dolce e lavanderia per chi vive in strada. E insomma lei mi ha dato la mano a farlo partire questo servizio, proprio dall'inizio. Non posso parlare oltre, potrei raccontare la storia di come è nata la Colomba Express, però prenderei troppo tempo. Vi dico solo che quando ero bambina andavo in vacanza con la mia famiglia con la roulotte. Questo perché voglio farvi capire come Dio dà significato ad ogni episodio della nostra vita e la redenzione, la riconciliazione profonda con tutta la nostra storia. Quindi vi faccio solo questo esempio per chiudere. Mamma però aveva una salute fragile. E lei ci teneva ogni anno andare a Lourdes a ringraziare la Madonna per quell'anno di vita che gli era stato concesso. Quindi eravamo in Francia, adesso eravamo a Nîmes, mamma ha un'embolia polmonare, entrambi i medici, anche papà era medico. Quindi viene chiamata l'ambulanza da Nîmes
la portano a Pompei in ambulanza perché c'era un centro più importante cardiologico. E papà guidava la roulotte, guidava la macchina con la roulotte dietro l'ambulanza, ci lascia sul marciapiede con la macchina e la roulotte di fronte all'ospedale e va ad assistere mamma. Era estate, e papà stava al capezzale di mamma, tornava solo la sera a dormire con noi, e a me toccava, ero piccolina, di occuparmi di mia sorella e soprattutto di lavare le camicie da notte che mamma, sudando, ne aveva bisogno di cambiare. Che cosa facevo io per lavare queste camicie da notte? Andavo a prendere l'acqua alla fontanella con le bacinelle, dovevo lavare, sciacquare, stendere dentro la roulotte. Quindi una impresa, pure ragazzina, non era facile, no? Però vi posso dire che quando poi sono andata in colonia estiva, io mi lavavo i vestiti da sola, eh? Andavo al lavatoio e mi lavavo i vestiti. Caso strano, nasce una lavanderia per i poveri, perché un giorno vado a trovare i poveri che vivevano nelle roulotte a San Lorenzo in Lucina, vicino all'università, e sento che nella roulotte non ci si poteva stare per l'odore di urina. Quindi dico alla persona che mi accompagna, ma qui bisogna fare un servizio di lavanderia. Queste persone non possono vivere in questa situazione di degrado, non hanno bisogno solo del pacco alimentare, hanno bisogno anche dell'igiene, perché la dignità è anche questo. Altrimenti se puzzi, sei come un lebbroso, scappa tutti. E allora, quando una signora vendette la macchina del marito defunto, con questi 5.000 euro, dalla Sicilia mi arrivarono, pensate, sono andata dal vescovo e ho aperto una lavanderia per chi vive in strada. Ma se io non avessi da piccola fatto l'esperienza di dover lavare con difficoltà le cose di mia mamma, io non avrei mai avuto questa sensibilità. Mi sono spiegata? Sempre benediciamo il Signore per ogni situazione e prova che ci raggiunge. Sia sempre benedetto il Signore. Non sappiamo l'opera, il capolavoro che Lui sta compiendo nella nostra vita. Amen. Ti ringraziamo di vero cuore per aver messo a disposizione la tua vita anche per noi. Sappiamo che il caso non esiste, anche la tua presenza qui in mezzo a noi, sono convinto che aiuterà molti. Grazie per la tua disponibilità, per il tuo sì. Adesso concluderemo con una preghiera, con un canto. Poi, come ha ricordato Claudia, in fondo alla chiesa ci sono degli oggetti, dei libri, eccetera. Chi desidera, sappiate che tutto ciò verrà devoluto per questa associazione, l'opera del Padre. Ci mettiamo in piedi e recitiamo l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ringrazio tutti coloro ci hanno aiutato a realizzare questa serata, il coro della Divina Misericordia che è rimasto con il canto, e coloro anche che hanno organizzato la cena qui, che ci sarà di beneficenza. Bene, chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Buona serata.